invece che andare al bagno con una persona normale, io mi cambio il pannolone. Ok. Grazie e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi passerò 24 ore con un adult baby. Una vera e propria persona adulta che in gran segreto vive come una bambina di 3 anni. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato di tornare bambini. Ma ci sono persone che questo desiderio lo vivono quotidianamente. Ciao a tutti, sono Mirchetto. Sono un adult baby. Per molta gente essere un adulto bambino è un disturbo feticista sessuale, ma per molti di noi è solo una cosa che ci rilassa. Gli adult baby sono diffusi in tutto quanto il mondo ed è letteralmente una realtà alternativa che la propria psiche crea per cercare di superare alcuni traumi, alcuni problemi, alcuni momenti della propria vita che si possono risolvere solamente ritornando ad essere bambini. Le persone che vedete con il ciuccio in bocca a giocare coi pastelli, bere da un biberon o guardare dei cartoni animati hanno dai 30 ai 50 anni. Ma questo non è il set di un film e loro non sono attori, sono adult baby. Queste persone indossano abiti da bambini, parlano come bambini, camminano come bambini e mettono anche il pannolino come i bambini. Mi puoi dire che cosa indossi? Io indosso un body, ho un ciuccio con una catenella e un pannolino. Lo indosso quotidianamente anche nella vita da adulto. Quindi tu non usi il bagno come gli adulti, diciamo? No, sono 11 anni che non uso il bagno. Oggi sono riuscito a trovare una ragazza che mi racconterà un po' della sua vita. Si chiama Chiara. Ho un miliardo di domande per lei. Allora Chiara, grazie per essere qua prima di tutto. E come sempre ti garantisco, e lo dico anche in video perché secondo me è giusto per dovere di fiducia che tu mi stai dando, la tua identità è salvaguardata. Ok. Hai deciso di indossare questa maschera. Sì. Per quanto sia inquietante, devo essere onesto, te l'ho lasciata indossare. Dimmi un po' più di te, quanti anni hai? Io quindi sono Chiara, ho 36 anni e nella vita sono un architetto. Solo che ecco, ho questa passione da qualche anno, da quando più o meno avevo 30 anni, quindi sono 5-6 anni che faccio questo, insomma, questo gioco, io lo chiamo okay. Come un gioco, okay. di essere un'adulta bambina, quindi un adult baby. Quindi tu hai 36 anni, sì. Fai l'architetto, sì. Nella vita, nel privato, sei una bambina di 3 anni. Esatto. E questa cosa di essere una bambina di 3 anni, cosa significa? Cioè, perché è effettivamente strano, onestamente, per quanto io vedo sempre la normalità e mi affascina molto la normalità alternativa. Cosa ti porta a regredire, si può dire così, sì. A uno stato infantile? Sì, esatto, è proprio una regressione, esattamente. Ah, okay. Cioè, io praticamente nella vita di tutti i giorni, con il lavoro che faccio, mi capita di sentirmi veramente sopraffatta, ok? Sono molto stressata perché per quanto il mio lavoro mi piaccia molto, perché è sempre dinamico, parlo sempre con persone diverse, mi trovo nei momenti ad essere veramente troppo sotto stress, quindi devo stare dietro a tutto, ci sono delle persone che magari hanno in mente un progetto e poi lo cambiano completamente quando io praticamente l'ho finito, quindi ci sono dei momenti in cui sono un po' così. Ma quindi tu regredisci a questo stato infantile per evadere? È un'evasione? Esatto, esattamente. Cioè per me comportarmi da bambina è proprio un modo per rifugiarmi in uno stato in cui riesco a non pensare a nient'altro. Cioè, tu sei la stessa persona in quel momento o è come un'esperienza di personalità multipla? No, io sono sempre la stessa persona, perché in realtà è come se io entrassi in un, tra virgolette, un ruolo. In quel momento in cui io sono una bambina sono spensierata. Sono spensierata, sono felice. L'unico pensiero che ho è quello di giocare, di farmi coccolare. Quindi non ho il pensiero del lavoro, il pensiero degli orari, dei soldi, di cosa fare, che ne so, quel giorno, piuttosto che l'appuntamento che magari arriva in ritardo. E quanti anni sono che tu fai finta di essere una bambina? Sono più o meno 6 anni, 5-6 anni. E questa cosa ti porta dei vantaggi e anche degli svantaggi? Allora, le persone che mi conoscono ovviamente, visto anche il mio modo di nascondermi in questo video, loro non sanno di questa mia passione. Nessuno lo sa? No. Neanche i tuoi familiari, niente? No, neanche mio fratello, neanche mia mamma, le mie zie, eccetera, nessuno sa nulla. Io tra l'altro nella vita sono single, quindi vivo in casa da sola
spesso lavoro anche da casa al PC, quindi diciamo che comunque ho modo di ritagliarmi degli spazi anche proprio nella giornata lavorativa, diciamo. Cerco di organizzarmi per avere sempre quel paio d'ore in cui rilassarmi. Il mio modo di rilassarmi è questo, cioè un po' come immagino che ci siano delle persone a cui piace uscire a cena piuttosto che andare alla spa, non so, dall'estetista piuttosto che. Il mio modo di rilassarmi dalla giornata lavorativa è questo. È far la bambina di 3 anni? Esatto. Questa cosa va avanti da 6 anni? Sì. È spuntata così per caso o già nella tua vita ti era capitato di sentire questa necessità? Allora, in realtà è una cosa che penso che uno ha già dentro da un po'. Conosco anche altri adult baby perché frequentiamo degli asili, dei luoghi in cui ci ritroviamo. Asili? Sì. Ma asili con bambini veri? No, ci sono degli asili per adult baby. Ah. Dove sì. Siete tutti quanti adult baby? Sì. Sì, esatto. Ci sono appunto questi asili in cui si ha anche la possibilità di conoscere altre persone che hanno questa passione. Sono tutti adulti e vaccinati e facciamo fatica a immaginarceli a giocare con i pastelli e forse a litigare per la merenda. Invece, dopo pochi minuti, eccoli qua con i loro pigiamini e il ciuccio in bocca. Sembra davvero di stare all'asilo. La villetta è stata riempita di giocattoli, matite colorate e disegni e le maestre li trattano davvero come se avessero 3 o 4 anni. Bimbi, l'appello! Arriva l'aeroplanino! Probabilmente adesso starete pensando che queste persone siano matte. Eppure, anche se sembra assurdo, il ragazzo che abbiamo mandato là in mezzo ci ha assicurato che dopo un po' ti dimentichi di tutti i problemi. Bollette, mutuo, responsabilità, tutte cose che quando eravamo piccoli non esistevano e che quindi non esistono neanche all'asilo. Io ho visto tanti video sui social per quanto riguarda gli adult baby e varie inchieste, interviste. Posso dire la verità che sono partito con molte premesse sul fatto che è una cosa strana, una cosa particolare, porta pazienza per la parola strana, però è una cosa molto particolare da vedere perché purtroppo associamo immediatamente una persona che ha a che fare con i bambini con la parola con la P. Poi però quando ti rendi conto che la maggior parte di voi hanno una sorta di necessità di evadere totalmente. Esatto. Mi sento più vicino perché chiunque di noi ha bisogno di evadere. Sì, sì, sì. E se non fai male a nessuno facendo questa cosa? Infatti noi non facciamo del male proprio a nessuno, anzi è tutt'altro. Cioè è un modo per stare bene. Ma è una... porta pazienza. Io lo so, cioè perché ho studiato un pochino, ma te lo ridomando di nuovo. È qualcosa che riguarda la sfera sessuale? No, assolutamente no. Cioè quando tu vai in questo asilo con gli altri adult baby, non è... No. Una cosa... Anzi, vorrei specificarlo, ci terrei molto a specificare questa cosa perché non ha nulla di sessuale, non ha nulla che è relativo a proprio a qualcosa di corporale, di passionale, perché noi vogliamo essere dei bambini. A noi non piacciono i bambini in quel senso, anzi, è un modo per sentirsi coccolati, quindi... Non c'è niente che riguarda la parola con la P? No. Assolutamente no. Te lo garantisci, vero? Te lo garantisco, anzi, è un'associazione tra le due cose che è molto brutta. Non c'entra assolutamente nulla, cioè a me piace comportarmi da bambina, così come a quelle altre persone che partecipano a questi asili, a queste attività. Noi vogliamo essere dei bambini e ci sono anche delle maestre ovviamente in questi asili che si prendono cura di noi, come ci sono delle persone che amano, diciamo, regredire allo stato di infanzia, di prima infanzia, ci sono delle persone che amano prendersi cura di noi. Cosa fanno queste maestre? Insegnano? Quello che si fa con dei bambini normalmente, quindi ci fanno giocare, ci danno da mangiare, ci cambiano, e ci tengono compagnia, insomma ci tutto cambiano. Quello che si fa in un asilo normale. Vi cambiano i vestiti? Sì, 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 e anche i pannoloni ovviamente. Il pannolone? Sì, gli adult baby indossano il pannolone e... Tu adesso stai indossando il pannolone? Sì, io nella vita normale lo uso. Cioè ormai sono praticamente 6 anni che io indosso il pannolone. Invece che andare al bagno come una persona normale, io mi cambio il pannolone. Ok. So che è una cosa un po' strana, però online si trovano tanti accessori per adult baby, cioè sono proprio specificamente ideati. Sono come dei pannolini normali dei bambini, solo che hanno una taglia per adulti. Scusa, è proprio una mia curiosità personale, ma quando ti cambiano il pannolino? Sì. Ogni tanto capiterà che comunque c'è qualcosa di un po' più consistente, un po' più... Purtroppo sì. Non provi mai imbarazzo? In realtà no, perché io in quel momento sono completamente... Cioè, sono una bambina e una bambina non prova imbarazzo quando, okay. Quando fa queste cose... Ovvio. È normale. In questi asili,
vi ritrovate, che ne so, una volta alla settimana, una volta al mese? Sì. Cosa succede? Cosa fate? Allora, io ci vado un paio di volte a settimana. Ok. Poi dipende un po' dai periodi. Qua a Milano? Sì, sì, sì. Sono pubblicizzati o è una cosa privata? Allora, in realtà ci sono dei gruppi, si sa dove si trovano questi posti, che sono delle associazioni, anche perché tipo le maestre sono delle volontarie. Anche loro vogliono fare questa cosa. Per il piacere di farlo. Esatto, per il piacere di farlo. Per sentirsi un po' come noi vogliamo essere coccolati, loro vogliono coccolare qualcuno nella loro vita. Ma sono vere maestre loro? Sì, alcune sì, alcune sì. Sono alcune maestre vere che nel tempo libero fanno appunto questa attività di come volontariato. E quindi tu arrivi in questo asilo, giochi, mangi, c'è la pappa, i vestiti, sì, 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 sì. I tuoi amichetti. Sì, sì, sì. Poi ovviamente io non ci sto tutto il giorno per motivi di lavoro, però quel paio d'ore, quelle due o tre ore in cui sto lì c'è un grande tappetone, ci sono tutti i pupazzi, i giocattoli, i Lego e ci si gioca, insomma, tutti assieme anche. Tu ti rilassi, ti diverti, hai i tuoi amichetti e quando è l'ora di andare via? È un po' triste, cioè... Ti cambi, ti tiri via tutto quanto? Mi cambio, esatto. Torni a essere una persona adulta? Sì, tutto nel mio armadietto, torno a essere la Chiara di... che tutti conoscono, insomma, però è triste, perché come... cioè, quelle due ore volano proprio come se fossero 5 minuti, perché veramente io quando sono lì, mi libero da tutto lo stress, tutta l'ansia che ho addosso durante la giornata. Litigate mai tra bambini? Sì, succede. Giocattoli? Succede, sì. Sì, 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 succede perché poi quando tu sei lì con qualcun altro, ci sono magari, non so, in quel momento 6 o 7 persone insieme a te, capita che magari si litiga per il gioco piuttosto che ci si azzuffa per, non so, per il gelato, piuttosto che... Posso chiederti in quanti siete secondo te in Italia? Guarda, io precisamente non ne ho idea. So che è una cosa abbastanza diffusa, anche se all'inizio, prima di approcciarmi definitivamente, diciamo, a questo mondo, non avevo idea che fossimo così in tanti. All'inizio pensi che stai impazzendo, perché una cosa del genere non è normale. O almeno è quello che pensi. Pensi inoltre di essere l'unico a farlo. Ma poi vai in giro o sul computer e scopri che c'è un sacco di gente che lo fa. Non so dirti sinceramente quanti possiamo essere. Ma nel tuo asilo in quanti siete? Allora, quando ci vai non ci sono sempre tutti. Possiamo essere in dei momenti magari solamente in 5-6, in dei momenti magari una quindicina. Cacchio, tantissima gente! Quante maestre sono invece? Sono 4 che fanno turni. E vi stanno dietro tutti quanti? Beh, sì, sì, sì. Considera che comunque un asilo, quando ci sono delle classi normali, sono anche di più, credo, quindi... Ma tu che fai l'architetto, non hai mai avuto paura di incontrare qualche tuo possibile cliente o collaboratore lì dentro? Allora, sì, vorrei spiegare questa cosa perché è un po' complessa, nel senso che io comunque mi nascondo di questa mia passione, ma vorrei tanto essere libera. Nel senso che comunque poter parlare liberamente di questa cosa per me sarebbe molto più facile, per ovvi motivi, perché comunque io anche a casa, in borsa, magari ogni tanto mi porto qualcosina, qualche giocattolo, qualche ciuccio, non so, qualcosa che in qualche momento mi dà comfort. Ciuccio dietro anche in questo momento? Sì. Te lo mostri? No, guarda, preferisco di no, sinceramente. Però comunque sì, sarebbe molto più semplice per me poter vivere una vita allo scoperto. Vorresti vivere da bambina per strada? Adesso magari vivere da bambina per strada no, però poter, diciamo, non avere sempre paura di dovermi nascondere, di dover risistemare tutta la casa ogni volta che viene qualcuno, nascondere tutti i miei giocattoli, le mie cose, per il paura del giudizio degli altri. Quindi tu in realtà speri che qualcuno ti riconosca o comunque di sviluppare delle amicizie in questi asili che si possono portare fuori? È un po' di tempo che ci sto pensando, solo che è come fare non so come dire, una rivelazione alla mia famiglia per prima. Magari mi dispiacerebbe se loro venissero a saperlo in un modo brutto da qualcun altro, oppure lo scoprissero per caso, perché vorrei trovare il coraggio di dirglielo, ok? A casa tua com'è la situazione? Tu sei single, no? Io sono single, com'è? Sì. Com'è? Casa tua è tipo una nursery? No, non è una nursery, anzi. Anche perché comunque io ho delle amicizie, quindi ogni tanto qualcuno viene in casa mia. Purtroppo, come ti dicevo prima, anche se vorrei tanto essere libera, mi tocca nascondere tutto. Beh, io ti auguro di riuscire a trovare la tua sfera e di... Grazie. Poterla rendere
ancora più libera, ecco, perché forse mi dà proprio l'idea che forse quello che cerchi di più, esatto, la libertà. Esatto, è proprio quello, cioè proprio rifugiarsi nella spontaneità, nella spensieratezza, essere un po' più liberi, ecco, tutti quanti, non solo chi ha questa passione, ma tutti, chiunque abbia delle passioni un po' diverse dal solito, possiamo dire così. Beh, sì. Ora credo di aver bisogno di un cambio.